Wow! Sono carico oggi, una intro speciale per un amico speciale. Fatemi levare sta sciarpa, ciao. Bentrovati carissimi, lanciamo la sigla. Pip. Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera, non so quando uscirà questo video. Mi cari lecca mattonelle, mastica brodini, questo è Electric. Oggi sono relativamente carico per due motivi. Uno, perché sono relativamente contento di fare questo video, perché ho fatto un bel disegno per il mio caro amico Marci in the house, uno di quei youtuber che ha tra virgolette sempre creduto in me e nel mio cuoricino piccolo e carino. Per lui ho fatto questo, due disegni in realtà. Entrambi raffigurano due lama, tecnicamente Ruggero e il lama di Alice, che non so se è un nome o se è sempre Alice, la ragazza di Marci. Fatto sta che per uno mi posso prendere il merito, per uno dei due disegni, quello Minecraftoso. Sapete quanto amo Minecraft, no? Ma non me lo posso prendere per l'altro, che fondamentalmente l'ha fatto Alice e io l'unica cosa che ho fatto è stato digitalizzarlo. E lo vedrete alla fine di questo video. Quindi tanto di cappello per Alice, che uno mi ha fatto lavorare di meno, due se la cava col disegno la ragazza, Ma passiamo al punto 2, perché questo era il punto 1. Il punto 2 è che Kisuko, mio moderatore del canale, mi ha fatto vedere che la From Software ha rilasciato un teaser trailer di tipo 8 secondi, una robetta proprio buttata lì, che fa pensare a Bloodborne 2. Cristo, Bloodborne! Allora, Bloodborne, parliamo di Bloodborne. A molti di voi non fotte un cazzo, perché molti di voi gliene frega solo di Minecraft o di cosette così, ma Bloodborne per me è stato magico. Nel senso che fino a prima di Bloodborne, i miei giochi preferiti in assoluto probabilmente risalgono alla generazione della PlayStation 1 o 2. Ci sono grandi titoli per la Play 3 e per la Play 4, davvero ottimi, ma nessuno è mai riuscito a salire nell'Olimpo dei miei preferiti. Quindi per dire, i miei preferiti sono sempre stati giochi un po' retro, un po' vecchiotti per voi, magari. Tra diversi Final Fantasy, Metal Gear e tanti altri old school giacciono i miei preferiti. Ma un giorno è uscito Bloodborne. Ma facciamo una piccola premessa prima di parlare di Bloodborne. Dark Souls è un titolo della Madonna, ok? È bellissimo, epico. L'unica cosa che non mi ha mai fatto amare proprio con tutto il cuore, proprio tutto, Dark Souls, era un po' l'ambientazione medievale. Io ho personalmente dei problemi con le ambientazioni medievali. Il Medioevo non mi fa impazzire, ok? Mi annoia, che ci posso fare? Ma non è colpa del Medioevo o del gioco in sé, è colpa mia, sono gusti, no? Anche quando studiavo architettura, finché non ho saltato il Medioevo, era tipo che duballe! Appena siamo arrivati al Gotico, poi al Rinascimento vero e proprio, lì era magico! Quindi per me il Medioevo, niente. E l'unica produzione che mi ha mai fatto amare un pochino il Medioevo era proprio Dark Souls, che non è prettamente solo medievale, anche fantastico, eccetera, eccetera. Ma a suo modo l'ho sempre amato. Comunque sia, pur rientrando nella categoria dei miei preferiti, Dark Souls, non è riuscito a scavalcare i grandi classici che io amo. Ma, tornando al punto precedente, quando un giorno assai lontano, in realtà neanche tanto, è uscito Bloodborne, Bloodborne ha fatto piazza pulita dei miei preferiti. È arrivato prepotente, ha detto: ah, il tuo preferito era un Metal Gear, un Final Fantasy, piazza pulita, ora ci sono io. Così è arrivato Bloodborne, prepotente nella mia vita, e ha deciso lui di diventare il mio preferito in assoluto, signori. Ho un preferito in assoluto di giochi, un gioco che nonostante ho platinato, tuttora ogni tanto ci rigioco, perché semplicemente fantastico, magico, dall'ambientazione molto creepy, gotica, vittoriana, dai temi un po' cupi e tutta questa roba un po' sull'horror, e io già sono un grande fan degli horror in generale, mi metti tutto questo più il gameplay tipico di Dark Souls, anzi un gameplay secondo me anche migliore dei Dark Souls, in un gioco mi hai conquistato. Prima del Dark Souls 3, che è uscito dopo Bloodborne, è sempre stato più che ovvio che un build del tuo personaggio indirizzato verso lo scudone, bello pesante, quindi verso un personaggio un po' tank, ti avvantaggiava nel gioco. Quando invece è uscito Bloodborne, per quanto concerne il character design, che un cacciatore deve essere agile, hanno detto: fanculo gli scudi, fanculo la rotolata, e viva la schivata veloce.
e viva il combattimento con passo veloce. O lo schivi o lo incassi. E se lo incassi, so cazzi amari. Perché se tu incassi un colpo su Bloodborne, lo senti, ti fa male fin dentro l'anima. Quindi già solo il gameplay secondo me era migliorato per quanto concerne i miei gusti personali, quindi molto più veloce, agile, più basato sui riflessi. Ma la magia tipica del Dark Souls, in cui tu arrivi di fronte a un boss e devi studiarlo un po' di volte prima per capire tutti i suoi movimenti, quando arrivi alla metà del sangue diventa più violento e bastardo e quindi tanti altri nuovi movimenti che devi un attimo capire e studiare prima di riuscire a batterlo, quello è rimasto, quella magia lì della strategia, lo studio. E secondo me, tristemente, quando il mio canale non era niente, assolutamente niente, cioè avevo sì e no 1000 iscritti, forse meno, è l'epoca in cui appunto è uscito Bloodborne, è l'epoca in cui ho fatto tanti bei video su Bloodborne e che questi purtroppo sono finiti nel dimenticatoio. Ma secondo me, riguardandoli adesso, proprio perché ho visto questo teaser trailer, mi è salito l'hype da Bloodborne, infatti stasera ci rigioco, sono andato a vedere i miei video vecchi su Bloodborne e ho detto wow, ma che bei video che ho fatto. Infatti ne approfitto subito per dirvi, signori, anche se non ve ne frega una beata minchia di Bloodborne e magari solo di Minecraft, ma anche se non ve ne frega una beata minchia, cercate in questo canale Bloodborne. Vi lascio comunque in descrizione il link di almeno 2 o 3 video che secondo me valgono la pena. Valgono la pena di perderci tempo e guardarli un attimo 10 minuti, perché sono semplicemente magici. Cioè io mi ero intestardito con Bloodborne a quanto mi piaceva, che lo volevo platinare, lo volevo finire al 100%. E minchia, ma prendere il platino su Bloodborne? Nero beta che dici, oh, mo me fa una partitella, via platino. No, ci devi sputare sangue, ok? Letteralmente, perché il sangue che sputi tu e che fai sputare i nemici a galoni, a barili proprio, barili di sangue per tutti. E c'è un video particolare che mi sembra ho chiamato il prezzo del platino, che racconta in modo relativamente narrativo, non lo so, tutto il percorso mio per arrivare a quel platino. Perché io che facevo? Giocavo Bloodborne e ogni tot salvavo le registrazioni dentro la play, quindi sarà stata una partita da 100 ore compressa in 10 minuti, che sottolinea tra l'altro anche i punti in cui ho sofferto di più, in cui è stato davvero più difficile. Ma adesso che mi ci fate pensare, Ebrietas, la fia del cosmo, minchia, c'è questo boss, porca zozza, c'è questo boss che trovi nei calici, in realtà lo trovi anche nella storia, ma anche nei dungeon, una versione OP potenziata, che non mi faceva andare avanti, mi seccava ogni tentativo, io non sapevo che fare, ero disperato. E stavo lì e ci provavo e ci riprovavo. Tanto per citare me stesso, mi sembra che in quel video dissi: se Ebrietas è la fia del cosmo, beh, allora il cosmo è una gran mignotta. Perché cavolo, quanto sangue mi ha fatto sputare quell'Ebrietas, quell'essere deforme, quell'essere mistico. Mamma mia, e non vedo l'ora di ribatterlo, perché stasera io rigioco a Bloodborne, sì. E penso che tornerò a fare un'altra di quelle, più che compilation, ho intenzione di fare quest'altra lunga partita in cui registrerò più o meno tutto e poi la comprimerò in 10 minuti di video con i momenti più assurdi, divertenti, le mie peggiori morti, non mi ricordo niente su come ci si gioca, e io ci giocavo parecchio anche in PvP e ero un top, ero tosto, cazzo, quanto mi manca quel periodo. Bloodborne 2, ti prego, esci presto! Esci presto! E avviso a tutti quelli sul canale che lo amiate o meno, che vi piaccia o meno, quando esce Bloodborne 2, quando uscirà Bloodborne 2, succhierò ogni molecola possibile da quel gioco per trasformarla in video. Cioè per un periodo vedrete solo video Bloodborne. Vi avverto, iniziate a disiscrivervi se non volete farne parte. No, scherzo. Rimanete lì, vi prego, ci ho messo così tanto ad arrivare a 40.000, Cristo. Non so a che punto siamo arrivati del disegno, non so più quasi come impostare questa tipologia di video in cui faccio vedere i lavori veri e propri che porto avanti mentre che parlo di altro e non farci un video completamente dedicato, perché spesso parlare troppo di tecnicismi mentre che faccio il disegno può risultare noioso, sia per me che per voi, nel senso che io preferisco più parlare di qualcosa che mi colpisce e mi attanaglia nel contemporaneo, come adesso Bloodborne. E pensare che devo registrare anche il video del disegno di Eren e Karen, e lì di cosa parlerò? Non lo so. Di che minchia parlo? Vi direi di dirmelo nei commenti, ma probabilmente lo registrerò molto prima che questo video esca, perché soltanto per farvi sapere, io registro i weekend. Quindi prima che mi possiate dire: Peo, ma non ti cambi mai? Ma sei sempre vestito uguale? Beh, se giri
tutti i video in 2 giorni è probabile che sì. E in genere edito la sera, al di fuori del mio orario da lavoro. Sto cercando di organizzarmi così. Infatti un portatile nuovo, che sarà nell'episodio 6 di Peo. Ma penso che questo sia sufficiente per questo video, questo è quanto. Io volevo soltanto dirvi che vi dovete ricordare, soprattutto in questo ambiente natalizio, questa atmosfera luccicosa e brillante del Natale, che qui c'è un uomo che vi ama con tutto il suo cuore. Vi amo, vi adoro, così come voi amate me e lo dimostrate schiacciando e mostrando un po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, sempre ricordando... Ah no, aspetta, anche la campanellina, come dice Sabrina, la campanellina, sempre ricordando che questo era Elettrico.